Le cose che Gianna ha detto poc'anzi, che sta mettendo insieme alla squadra, alla sua squadra di giunta e alla maggioranza che governa questa provincia, all'interno della nostra provincia, noi stiamo cercando di portarlo avanti all'interno della regione Piemonte, perché sentendo appunto poc'anzi Gianna fare il suo intervento, mi sembra di sentire il presidente Quota quando facciamo le riunioni di giunta, in cui si scaglia contro quella che è tutto questo sistema burocratico che è stato messo in piedi, tutto questo sistema. Il presidente Quota lo definisce il mondo che non c'è, cioè quel mondo che crede che si autoalimenta, che si autoreferenzia, ma che non esiste più per fortuna, e che purtroppo è esistito per troppi anni. Quindi il mondo della spesa pubblica facile, il mondo dei diritti per tutti, senza aver prima reso onore a quelli che devono essere i doveri. Noi invece riteniamo che prima di rivendicare dei diritti bisogna adempiere a dei doveri. Questo crediamo che sia importante, forse può anche essere impopolare dirlo e metterlo in pratica, ma noi riteniamo che sia l'unico strumento che debba essere messo in pratica per riuscire ad uscire da tutto questo sistema che è stato creato negli anni, che si è stratificato negli anni e che purtroppo continua ad essere portato avanti da molte fasce della classe politica a tutti i livelli, a livello locale, ma anche soprattutto a livello nazionale. E io credo che una dote fondamentale per chi fa politica, anche per andare un po' a smentire coloro che ritengono che ormai i politici siano tutti uguali, i partiti siano tutti uguali e quindi nessuno riesca a prendere le decisioni, nessuno riesca a porre in essere quelle che sono le politiche che servono ai cittadini e alla popolazione, dimostra appunto il fatto che noi, oltre a dirle queste cose, cerchiamo di metterle in pratica. In questo primo, ormai il mese prossimo, scadrà il primo anno di attività della maggioranza che governa la regione Piemonte, della giunta che governa la regione Piemonte, e sicuramente la politica del fare che tutti i giorni il presidente Quota ci sollecita a portare avanti e a fare, io credo che sia già stata, perlomeno per quel che concerne i rappresentanti leghisti all'interno della giunta regionale, all'interno della maggioranza che governa questa regione, sia stato già messo in pratica. L'amico Massimo Giordano ha messo in pista un sistema legato al piano per il lavoro, al piano per la competitività, che peraltro al momento non ha uguali in tutta Italia. Noi siamo la prima regione che abbiamo messo in pista un sistema, un piano organico per tutto il sistema delle attività produttive della nostra regione, è un sistema che peraltro sta dando dei buoni frutti, perché le misure che ha messo in pista l'amico Giordano hanno riscosso un notevole successo in tutto quello che è il sistema industriale e artigianale della nostra regione. Questa è dimostrazione del fatto che evidentemente quando ci si scolla un po' da quello che al di là del politichese, ma anche non solo nelle parole ma anche nei fatti, evidentemente i risultati si raggiungono. Giovanna Quaglia come assessore al bilancio sta facendo, è un po' il nostro Tremonti, il Tremonti del Piemonte, che peraltro essendo una donna sicuramente non lo preferiamo al ministro stesso, ma che comunque sta lavorando nella stessa ottica in cui Tremonti lavora ormai da anni a livello di Ministero delle Finanze, cioè essere sordo completamente a quelle che sono le richieste di quello che dicevo prima del partito della spesa, che purtroppo c'è anche all'interno della maggioranza che governa la regione Piemonte, naturalmente non all'interno del nostro movimento, e quindi chiude i cordoni della borsa e centellina quelli che sono i soldi che i vari assessori, i vari assessorati richiedono e che hanno bisogno naturalmente per andare avanti. Per il semplice motivo che noi riteniamo che al di là del problema contingente legato a quelle che sono le difficoltà di bilancio, perché l'Italia ha il terzo debito pubblico del mondo, il Piemonte ha un debito pubblico di oltre 6 miliardi di euro, quindi un debito pubblico notevolmente molto importante. Noi sappiamo benissimo, siccome siamo tutti persone responsabili nelle nostre famiglie, nel momento in cui la famiglia è notevolmente indebitata, la prima cosa da fare è chiudere i cordoni della borsa e iniziare a ragionare su come fare per riuscire ad avere delle entrate nuove piuttosto che eliminare le uscite che sono superflue. Ma il nostro modo di governare si va appunto poi a declinare anche in quelle che sono le azioni che facciamo all'interno dei nostri assessorati. Gianna non ha avuto remore nel spiegare ai comuni, alle Proloco, a tutti quelli che, diciamo così, fanno delle iniziative sul territorio, a dire: signori, i soldi purtroppo sono finiti e quindi noi dobbiamo chiudere i cordoni della borsa e
che sia popolare che sia impopolare, noi purtroppo dobbiamo, diciamo così, eliminare queste spese per riuscire a far fronte al difficoltà di bilancio. Noi lo stiamo facendo anche a livello regionale. Il mio assessorato ha eliminato tutte quelle che erano le prebende che negli anni sono state date agli amici e agli amici degli amici, e noi oggi, come assessorato all'agricoltura, con 40 milioni di euro rispetto a quello che era il budget storico degli ultimi 10 anni dell'assessorato stesso, faremo delle cose in più che gli altri non facevano prima. Quest'anno daremo l'anticipo PAC al 50% alle aziende agricole su domanda unica piemontesi, così come fa ormai la Lombardia da 2 anni. Saremo la seconda regione in Italia, perché le altre non lo fanno, ad anticipare di 6 mesi la PAC per le aziende agricole piemontesi. Tutto questo a costo zero. Quelli di prima, che avevano 40 milioni di euro in più, non lo facevano assolutamente. Abbiamo accelerato l'iter delle domande sul PSR, abbiamo abbassato 31 punti la soglia sulla domanda a 121, abbiamo garantito la fideiussione gratuita per le aziende che chiedono l'anticipo del 50%, quest'anno metteremo in pista i piani verdi, che sono un finanziamento in conto interessi sulla base di quello che veniva fatto dal Ministero dell'Agricoltura quando il Ministero dell'Agricoltura funzionava ancora, quindi negli anni 60-70, quindi mettiamo in pista tutta una serie di iniziative che prima non venivano assolutamente fatte, per il semplice motivo che prima si pensava soltanto a dare, diciamo così, la mancia agli amici e agli amici degli amici.